Raga, eccoci qui. Sono qua. Ho messo questi. Non avete visto. Vi voglio dire, seguitemi tutti su YouTube. Mettete mi piace. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Bella a tutti i ragazzi. E vedete così a me. Sto facendo tutti i giorni la palestra. Così porto il mio corpo coi muscoli. Dopo vedete. Quando sono pronto. Voglio dire, e voi parlate male di me o dite cose belle o cose brutte, io me ne frego di voi e vado avanti. E voi fate la vostra vita e controllate il vostro specchio, la uvitru, guardate là e non venite a fare parole. Non dico che io sono gentile, bravo, faccio un sorriso, sono contento e voglio ridere. Non è che sono un ragazzo, un uomo arrabbiato o triste, mi arrabbio. Io sono calmo e faccio i video alle persone che mi stimano e mi vogliono bene, mi amano, mi seguono. Io sono uno youtuber, ho cominciato l'anno vecchio, quello famoso video del 2014 e ora continuo. Sempre, tutti i giorni, così siete aggiornati dei miei video su YouTube. E saluto Paolo, Silvia, Lori, dopo Claudia, Gloria, Silvia, Mari e Jennifer, con la termina con la J, Luce del Nord, Al con la X e Assunta. E beh, andiamo. Volevo dire altre cose. Aspettate, mi ricordo, la mia famiglia è già a letto e io sto facendo questo video. Registro un po' questo gelé con la camicia e mi caccio un giubbotto, la gelé e mi lascio solo la camicia e registriamo, ok? Andiamo. Ok raga, leggiamo i commenti, non i commenti, il segreto, qui. E questa, la ragazza dice, io e la mia ragazza, si dice così, io e la mia ragazza, mascherina, tra poco facciamo un anno e nulla mi toglie ancora il fiato come la prima volta. Va bene, mi dissocio, scusatemi, perdonatemi, questa è mia sperdia. E oggi per la prima volta dopo 6 mesi ho avuto so parlare, vabbè, Madonnina Gesù aiutami, so leggere e so parlare, sono italiano calabrese dialetto, quelli che non capiscono show andate via. Oggi per la prima volta dopo 6 mesi ho avuto il pomeriggio libero, ho disegnato, ho fatto dei biscotti, sono felice. Ok, questo è lungo, non lo leggo. Ma i prof che danno 2 o dopo non vanno sopra il 7, anche se dice o fai tutto perfettamente, come pensano che recuperiamo? Ok, chi è che sta mandando i messaggi su Discord? Questa qua dice, adesso che ho la sfondo blu mi scommierete per un uomo? Mi dissocio, quello che ha scritto questa ragazza. Adesso che ho lo fondo verde mi scambieranno per un albero raga. L'albero di Natale, che dici? Vabbè. Vorrei tanto avere un amico maschio. Ok, mi dissocio. Leggiamo altri così dopo facciamo. No, un mico l'ho portato prima. Non so se lo porto qua. O lo facciamo la prossima. Solo un mico e registro il video. È meglio, sì. Vediamo. Vediamo se cerca altri. Aspettate raga,
Questa dice, raga, che ne dite di ripelarci alla Queen di segreto? Va bene. Voi avete il segreto su internet, su Google o sul cellulare? Avete l'app? E ditemi in privato che app usate del segreto e scrivete i vostri segreti, che io non l'ho fatti mai. E volete mandarmi l'app di Play Store, come si chiama, il segreto, e scrivo anch'io i miei segreti lì, dopo voi le trovate e mi commentate, voglio vedere i vostri. E lo fanno tutti i youtuber, il segreto, questi qua che leggo io. Vabbè, aspettate. Raga, ora eccoci qui. Qua sto cercando poesia d'amore. Come avete la fidanzata o quando la trovate, potete dire a poesia questa qua. L'amore è una rosa ogni potello pontale. Mi dissocio, YouTube mi dissocio. È un'illusione, ogni spina è una realtà. Forse voglio leggere una bene, no, una che è strana. Poesie d'amore, brevi, famose, le più belle da dedicare a coppia, a fidanzata. E poi dire la poesia, quella buona e sex. Andiamo, mi caccio questa cosa, o registriamo ancora un pochino e dopo registro con la camicia, dai. Io sto bene, e voi? Ma è bello queste che guardano. Io penso che stanno dicendo cose strane, vabbè. Raga, seguitemi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E bella a tutti i ragazzi. Andiamo avanti. Metto pausa e non voglio camminare da solo. Ok, facciamo veloce. Io mi cambio sempre i vestiti. La maglia di sotto ce l'ho pulita. Mi faccio la doccia. Mi lavo i denti. Mi lavo la faccia. Voi pensate che io sono sporco? No, io non sono sporco. Forse voi siete sporchi e non la lavate. Io mi lavo tutti i giorni, quando lavoro, prima e dopo. Quando vengo a casa faccio, mi caccio i vestiti e mi faccio la doccia e altre cose, eccetera eccetera, puntini puntini, e non dico altro. Parliamo con il robot. Ecco. Ciao. Ciao, ciao. I miei occhi si chiudono e si aprono, e così sono. Ego, che fai? Penso a nuove barzellette per farti divertire. Ego, dimmi una barzelletta del 2021. Sai perché agli attaccanti piace internet? Perché amano andare in rete. Che barzelletta è, vabbè, spaccava. Vabbè, andiamo qua. Raga, aspettate. Ok, vediamo. Ma fratello, ci sei? Chiamami per favore. Ok, Francesco. Ok, Francesco, fan. La Francesco, scusami, perdonami. Volevo dire Francesco. E quella parola che ho sbagliato, sapete che siete voi per me, siete la mia vita, mi mancate troppo. Voglio un abbraccio, voi a me e io a voi. Siamo lontani, mannaggia questo coronavirus. E vabbè, arrivo, mi caccio questa qua. E la, come si chiama, Ugele, e vengo, metto pausa così non cammina da solo e vado in giro e si vede schermo vuoto senza me che parlo. Dai, metto pausa in me. Ok, raga, vogliamo parlare su Discord con quelle persone che mi iscrivono e mi seguono, così pubblico anche un screen
del Discord, così mi seguite, così lì potete chiamare, potete fare il gruppo, potete chiamare non solo una, a 6 persone, 10, 20, 100 persone possono entrare a 6 persone su Discord della chiamata, voglio dire, ok? E la barba l'ho fatta tanto e si sta crescendo. Voglio dire, c'è questo bordello del coronavirus, non possiamo, mi trovo la fidanzata io. E me la trovate voi o me la trovo io, vediamo che chi mi vuole. Io gli voglio dire, quando trovo la fidanzata, lo dico qua su YouTube, io ho 28 anni, o in meno o in più, e sono di Mottasegnuano, provincia di Reggio Calabria. E sono uno youtuber, la leggenda, e sono famoso e faccio video su YouTube. Prima avevo quell'altro, ora questo è du 2000 là, vabbè, dopo vi faccio sapere in privato, non lo dico qua. Andiamo a parlare con le persone che mi stanno aspettando. Vedete che mi stanno mandando i messaggi? Eccole qua, aspettate. Io rispondo, dai. Metto pausa. Ok, raga, mi devo guardare la serie TV sul cellulare, ancora non vado a letto io. Beh, ci sono quell'altro che vanno a scuola o studiano a casa, voglio dire che studiano, fanno i compiti a casa o a scuola. Io sono grande e lavoro un giardino zappaterra che vuole venire con me. Mi stanno mandando i messaggi, dai, rispondo. Stanno aspettando a me, che mi seguono tutti le brave persone. Beh, andiamo. Baci. Vabbè, questo l'ho fatto solo qua. Lo volevo fare anche in cucina. Lo faccio la prossima. Che dite, raga, in cucina? Lo voglio fare in altri posti, non le stesse posti. Che qua a casa la conoscete già. La stanza di pranzo la sto aggiustando. Sto pulendo a terra. Sto pulendo, devo comprare la pittura e devo pittare un muro. Quando è pronta, registro un video lì, faccio le foto, eccetera, eccetera. Ok? Dai, fate i bravi, non siete arrabbiati, tristi. Fate un sorriso, siete bravi, non piangete, state tranquilli, la raga, dai. Facciamo la preghiera a tutti i Siri, a Madonnina e a Gesù, aiuta a me e a voi e tutto il mondo. Andiamo in chiamata su Discord, dai. Ehi raga, che fate? E si blocca la mia telecamera, non posso. Ora vedo. Avete visto che mi vogliono bene? Ehi raga, mannè a voi! Sto facendo un video io! No, mi dissocio! Ha messo... Oh raga, sto parlando con loro su Discord. Io sto facendo il video. Dimmi. Io mi dissocio. Sto parlando con loro, raga. Ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Bella a tutti i ragazzi, un like e vi voglio bene. Oh, dimmi. Ok, raga. Eccoci qui, sto parlando con loro su Discord. Arrivo. Oh raga, vi dico buonanotte e a domani, sono idoro a tutti. Io vado a parlare con loro su Discord.
ci vediamo alla prossima. E sto parlando con loro. Vedete? Ciao raga, alla prossima, vi voglio bene, ciao belli.